Easy come, easy go. Ehi, Lovoke fanatici, io sono Drarz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Soul Silver Extreme Randomizer Nuzlocke. Ci eravamo lasciati qui a Fiorlisopoli dopo aver finalmente completato nella scorsa parte la squadra. Infatti adesso, tada, 6 Pokémon su 6. Ho anche fatto degli allenamenti, guardate, sono quasi tutti al 30, tranne i nuovi arrivi che sono al 28. Comunque è veramente fighissimo allenarsi qui, è stato bellissimo perché ci sono tipo sia i Typhlosion selvatici che i Blaziken che fanno salire un sacco di esperienza. Infatti ne sconfiggevo 3 e salivo di un livello, non è stato nemmeno troppo difficile. Prima di cominciare ovviamente vi invito a lasciare tantissimi pollici in su, vi raccomando, poche fanatici, voglio vedervi con tantissimi pollici in su qui sotto a questo video. Continuate a supportare la serie perché ne vale veramente la pena, perché oggi faremo non una ma due palestre in una parte. Oh mio Dio, ho l'ansia. Allora, cerchiamo prima di tutto la prima palestra, che è quella di Furio. Eccola qui. Furio? Palestra di Fiorlisopoli, capopalestra Furio, i pugni reboanti parlano per lui. Ok, vedremo se anche la randomizzazione parlerà per lui quando gli randomizzerà i suoi due Pokémon in due Caterpie, o almeno io ci spero. È troppo assorto nell'addestramento e non si accorge di nulla. Perfetto, quindi posso avere la mia medaglia e andarmene? Ah no, quella cosa funziona solo nell'anime. Boom! Dissing all'anime, incredibile. Ok, iniziamo ad affrontare gli allenatori, cosa che assolutamente voglio fare, perché voglio ancora continuare ad allenarmi. Da notare che la classe dell'allenatore era tipo Lazy, ovvero pigro, e qui ci sono tutte persone che si stanno allenando, e quindi, capito, è un po' un controsenso, ma... Ok, primo Pokémon, Iglybuff. Fantastico. Allora, direi di andare con Surf, che è anche Stab, giusto? Giusto? È Stab, Surf, giusto? Sì, sì che lo è. E lo facciamo fuori in un colpo, con un brutto colpo. Così! Questo è lo spirito giusto per fare la palestra. Spero di fare brutti colpi anche contro il capo palestra. Assolutamente. Mi devo togliere un dubbio. Sì, ok, anche di tipo acqua. Che io poi lo sapevo, però certe volte faccio dei fail e poi tutte le mie... tutte le mie credenze, le mie conferme vengono annientate quando faccio dei fail. E quindi poi mi metto sempre a chiedermi queste cose, anche cose stupide. Bulbasaur! Bulbasaur non è male. Io però volendo avrei spennata con cui potrei fargli dei danni. Proviamoci. Sperando che non abbia mosse di tipo erba. Guarda spennata come ci va sotto. Nero Pulsar. Ok. Devo stare attento. Tra l'altro devo già iniziare a vedere i Pokémon della randomizzazione, vedendo i Pokémon che mandano gli allenatori. Però io mi ricordo che Furio non ha nessun Pokémon che hanno anche gli allenatori, perché Furio aveva Poliwrath e l'altro non mi ricordo, questo è il problema. Mac, direi di lasciare tranquillamente Doofy. Livello 25, è anche abbastanza forte di livello questa palestra. Che se non sbaglio Furio ha un Pokémon... Non vorrei dire al 30 perché non credo, se non sbaglio al 30 ce l'ha Jasmine, aveva tipo Steelix. Ma Furio forse arriva al 28, 27, non mi ricordo. Proviamo di nuovo con Surf, non gli stiamo facendo moltissimi danni in effetti. Ecco, però, cioè, ha usato riposo ma ha come abilità insonnia che non lo fa dormire. Questa cosa è bellissima, un applauso al gioco. Oh mio Dio. Continua a usare riposo lui, cioè, è fissato proprio. Non ci arriva. Peggio di me, veramente, quando continuo a failare. Ok, altro allenatore sconfitto, credo. Hai avuto la meglio su Landon Lazy. Sono tutti Lazy, quindi, cintura nera in questa palestra. Ok, fuori un altro. Ne sono rimasti un po' di là, poi dovremo uscire e rientrare perché dobbiamo sbloccare la cosa lì sopra per azionare la manovella. Ci sono 4 allenatori in questa palestra. Dai, dai che ce la facciamo. Tra l'altro ormai è diventato un meme quasi il fatto che ogni palestra perdo un Pokémon contro il capo palestra, ma questa forse sarà la giornata in cui non succederà. Cosa un po' complicata perché oggi, appunto, come ho già detto, farò 2 palestre. Quindi non lo so, non tiriamocela troppo addosso.
Io direi di cambiare Pokémon, voglio mandare Cinix. Comunque mi sa che il capopalestra... No, ce l'aveva al 29 forse Poliwrath. Mi sa 29, mi ricordo un livello tipo con l'ultimo numero dispari, forse era 29. Proviamo a usare Gelo Lancia contro Altaria, che è super efficace ma leva poco, sperando che Cinix colpisca un po' più volte di come fa di solito. E uno, e due... lo sapevo io. Aspetta, aspetta. Ah no, continua a colpire, ok. E tre, e quattro, colpiscilo un'altra volta per fa... Cinix... Dovevi colpirlo l'ultima volta e avevamo finito. L'ultima volta! Come al solito Cinix non si spreca. Ma va bene così, ci togliamo comunque Altaria dalle scatole. Hai fatto il brutto colpo, bravo. L'ha fatto pure prima. Non male. Abbiamo sconfitto anche quest'altra Lazy che si chiama Veronica, però è un maschio con la barba, quindi non mi farò domande. Eviterò proprio di farmi domande, ormai evito completamente. Siamo in un extreme, è extreme anche il gender, a quanto pare. Ha detto che i suoi pugni ci faranno a pezzi. Va bene, vediamo prima di tutto che Pokémon ha, perché non so mai cosa aspettarmi. Ecco, appunto, perfetto, a Palkia. Possiamo rifarla questa lotta, per favore, con altri Pokémon, grazie. Allora, Palkia. Perché? Perché è proprio Palkia? Poi Palkia ce l'avevano già tipo nell'altra palestra. Basta con Palkia, perché tutti hanno Palkia? Giga impatto. Ciaone. Proviamo a fare fulmine. Vai Ignis! Deve ricaricarsi, va bene, faccio di nuovo fulmine. Ok, paralizzato! Se mi manda di nuovo al menu... No, va prima lui. Vento in coda! Ok. Vabbè, adesso che si è paralizzato colpisco prima io, grazie, ciao. E Palkia ce lo siamo tolti. Meglio avere il leggendario qui che averlo contro... Contro il capopalestra, perché sennò veramente ci rimettiamo per l'ennesima volta un Pokémon. Oggi non voglio perdere Pokémon, non voglio perderli. Ludicolo, prossimo Pokémon, io non so mai cosa fare contro Ludicolo. Acqua e erba, cioè... Mi triggera il suo doppio tipo. Quindi manderò Zelfi e farò sdoppiatore. Sdoppiatore, vai! Vediamo cosa riusciamo a fare. Zelfi al 30, è un leggendario, è una mossa forte, quindi vai KO in un colpo. Bravo! Tolto Ludicolo di mezzo. Olè! Prossima scelta, Pikachu! Quanti Pokémon hai, scusami? Cioè, più Pokémon... Questo allenatore che è il capopalestra, che ne ha due! Se non sbaglio, invece, Jasmine ne aveva tre. Aveva due Magnemite e uno Steelix, però vabbè, saranno randomizzati. Comunque tre. Ah, tra l'altro, Cinix ha imparato Spora, ma dato che lui è molto lento, dubito che riuscirò a usarla per primo contro un Pokémon. Dovrei beccarne uno altrettanto lento. Mi fai fuoco fatuo! Ma potrai farmi fuoco fatuo proprio su un Pokémon che usa mosse fisiche? Ma sei cattivo proprio, Pikachu, eh? E io ti faccio fuori lo stesso in un colpo. Alla faccia tua. E abbiamo sconfitto anche Esteban. Ok, tutti gli allenatori sono stati fatti. Adesso direi di uscire, andare a curarci e poi ritornare dentro per fare Furio. Ho l'ansia! Usciamo, usciamo. Ah, tra l'altro quella davanti alla palestra è la moglie di Furio. Che ci darà volo. Volo, giusto. Io posso avere volo, che è un'ottima mossa. Curami, donna, muoviti! Devo andare a prendere volo. Andiamo, su. Dai, forza. 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 Andiamo. Andiamo. Ok. Vediamo se ci dà volo subito. Sì. 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 E vabbè! Non posso usare volo fuori dalla lotta se non ho la medaglia. Ma intanto dammela che la uso come mossa in battaglia, no? Però sono furbi loro. Sono furbi perché
Ovviamente, in un gioco non randomizzato, avere volo vuol dire sconfiggere il capo palestra di tipo lotta in un secondo. Quindi non te la danno la MN prima della lotta. Beh, furbi loro. Ok, con chi partiamo davanti? Io direi di partire con davanti Cynix, uno a caso. Dato che ha delle mosse ottime. Quindi partiamo con lui. Prima lotta in palestra di questa parte. Dai! Ah no, aspetta, giusto, devo prima attivare le manopole. Sono troppo, veramente, sono più assorto io che lui. Vai! Vai con la leva! Olè, togliamo l'acqua. Oh. Che poi chissà quanto dovrebbe essere forte l'acqua che riceve addosso per non sentire la gente che lo chiama. Oh. Questi capi palestra che non vogliono fare il loro lavoro. Dai, su, lottiamo! Versus... Tristian si chiama, perfetto. Almeno non aveva un nome femminile, perché vedere un nome femminile su quel corpo così muscoloso e macio... Ha un Quilava come primo Pokémon. Mi sta bene, mi sta benissimo. Perché io adesso ti faccio terremoto e tu hai extra senso. Va bene, primo Pokémon ci sta. Sperando che non abbia un Lucario dopo. Ormai sono abituato. Vai, 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 vai. Perfetto, fuori in un colpo. Dai. Prossimo Pikachu! Il suo Pokémon più forte è Pikachu! È fatta, a meno che non abbia qualche mossa fastidiosissima. Però posso farli fuori tutti e due con terremoto perché è super efficace su entrambi. Vai, terremoto! C'ha fuoco fatuo, ovviamente, come prima. Ah no, non è al 30 Poliwrath, è al 29, è al 31. Allora vuol dire che mi sono dimenticato proprio tutto. Vai, 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 ce la posso fare, ce la posso fare. A farlo fuori in un colpo, sì! Sconfitta la palestra con un solo Pokémon e con sole due mosse. La prima è andata. Poké fanatici, la prima è andata senza vittime. Oh mio Dio, quasi non ci credo. Medaglia tempesta, ok. Adesso vediamo di fare anche quella di Jasmine. E poi ce la facciamo. Poi ce la facciamo, a coronare il sogno. Vabbè che comunque ho perso un Pokémon contro Angelo, un Pokémon contro Chiara e basta se non sbaglio. Quindi era tipo due volte di seguito che perdevo un Pokémon in palestra, quindi tecnicamente già ho smorzato la streak. Perché ho fatto la terza palestra e ho perso un Pokémon, la quarta ho perso un Pokémon, la quinta non ho perso niente, quindi la maledizione dovrebbe essere rotta! Spero. Spero di non ricominciare con la prossima palestra. Donna, curami di nuovo! Intanto adesso ce ne andiamo via in volo, speriamo. No, no, aspetta, mi sa che nessuno dei miei Pokémon può imparare volo. Credo. Aia. Questa cosa fa male. Avanti, donna, curami! Curami! Sbrigati! Dai, ho un'altra palestra da fare, sbrigati. Ok. Ah, giusto, un'altra cosa molto importante che devo fare prima di andarmene è recuperare la medicina. Intanto qui abbiamo la farmacia. Ehi là. Il Pokémon del faro in pericolo? Sì, dammi la pozione segreta! Che poi fa la sua comparsa ovviamente anche in diamante e perla. Per togliere di mezzo gli Psyduck. Un'altra cosa interessante era, se non sbaglio, la casetta con questo tipo che ci regalava uno Shackle. Che credo forse qui sarà randomizzato. Ce lo andiamo a prendere. Dov'era però? No, qui c'è F autografo. Era di qua forse. Eccolo, lui. È pazzesco! È entrato un bambino con i capelli lunghi e una strana luce negli occhi. Mi ha fatto paura, ho dovuto dargli i miei Pokémon. Ne ho ancora uno. Ma che accadrà se ritorna? Sembri forte, puoi badare al mio Pokémon per un po'? Ok. La tua squadra è al completo. Esiste una cosa chiamata metterli nel box? Oh mio Dio, ma tu guarda che mi tocca fare ogni volta. Cioè, ma siamo seri? E mettiamolo nel box! Oh mio Dio. PC di Bill, deposita... Depositiamo un attimo Nidorino. Ma tu guarda che mi tocca fare, veramente. Aspetta, tu mi sembri interessante. Cosa ci dici? Ah, ok, niente, non ci dice niente di che. Chissà se il Pokémon sarà randomizzato, ma credo che ci darà comunque Shackle. E poi una cosa, io non mi ricordo se a Fiorlisopoli, proprio a Fiorlisopoli, ho fatto già una cattura. Nel caso ditemelo qui sotto in un commento. Avanti, su. Però se non sbaglio non l'ho fatta la cattura.
Ok, riceve Pokémon da un fanatico. Perfetto, dal fanatico al Pokéfanatico. Direi che ci sta. Il Pokémon è sempre Shuckle, perfetto. Non lo voglio. Karatroc, livello 20. False lacrime, fendifoglia, pietrataglio e magifuoco. Non è affatto male! Cioè, sapete che non è affatto male? Vediamo se ha il succo di bacca. Sì, succo di bacca, ok, questo me lo ricordavo. Va bene, ci siamo beccati comunque un altro Pokémon da mettere nel box. Perché se non sbaglio non ho fatto catture. E adesso direi che ce ne possiamo proprio andare. Vai. Quale PC? PC di Bill. Deposita. Deposita Karatroc. Che nome. E prendiamoci il nostro Nidorino. Vai. Vai, 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 vai. Ok. Adesso, chi potrà imparare volo? Credo proprio nessuno. E se non sbaglio non ho nemmeno Pokémon di tipo volante nel box. Vediamo, volo. Ah no, sono capaci tutti. Grazie Extreme Randomizer, ti adoro a volte. Allora, a chi la insegniamo però? Arthur c'ha già taglio, quindi direi proprio di no. Non lo so. Chi è che ha una mossa di tipo volante già? Doofy c'ha spennata. Forse la insegnerò a Doofy. Sì, dai, al posto di spennata ci sta. Perché comunque volo, al di là della MN, è proprio una mossa forte da usare in lotta. Quindi la voglio. Surf, volo e cascata le voglio sempre. Proprio come mosse da usare contro gli altri Pokémon. Ok, si vola! Ah, lui pure c'ha due MN, però va bene. L'altra è Surf, quindi ci sta. Via, verso Olivinopoli. Dov'è Olivinopoli? Qua. Olivinopoli. Volo! 130, martinga... Ok, no, basta. Questo meme è morto. Vediamo se dobbiamo fare degli acquisti. Credo di avere tutto già, però. Allora, intanto vediamo le Ultra Ball. Ne prendo tre, perché se mi capita qualche Pokémon decente lo voglio. Anzi, me ne prendo altre 5. Facciamo 15. Metti caso esce il leggendario. Pokéball per i Pokémon più scarsi le abbiamo. Le Mega Ball idem. Pozione per le piccole cure. Ne prendiamo un'altra, così ne abbiamo 10 tonde. Super pozione, ne abbiamo 17. Ne prendiamo altre 3, giusto per avere il numero tondo, perché sono proprio stupido. Iper pozione, io direi di prenderne 5. Ok. Poi, cosa ci manca? Revitalizzanti non li possiamo usare. Antidoto siamo a posto, sveglia siamo a posto, antiparalisi direi di prenderne un paio. Antiscottatura ne prendiamo uno, giusto così per sicurezza, dato che abbiamo ricevuto due fuoco fatuo in questa parte. Antigelo ce li abbiamo, cura totale ne prendiamo tre, possono sempre servire. E poi ci becchiamo un paio di repellenti max che fanno comodo. E direi che abbiamo finito tipo i soldi, che bello. Vabbè, adesso ce li andiamo a rifare in palestra, no problem. Let's go! Dai, dobbiamo fare proprio due palestre easy easy. Vediamo. Palestra di Olivinopoli, capopalestra Jasmine, la ragazza con una difesa d'acciaio. Va bene. Ah! Non mi ricordavo non ci fossero... Ah no, ah! Sono scemo. Ma sono scemo? Sono talmente preso dalla cosa di dover fare la palestra per forza, due palestre senza perdere Pokémon, che mi sono scordato di andare al faro. Quindi adesso ci andiamo. Ragazzi, sono troppo preso. Qualcuno mi dia una cura. La pozione segreta serve a me, non ad Enfalos. Seriamente. Sono troppo concentrato su sta cosa delle palestre. Vai, 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 su. Che poi, se non sbaglio, c'era un allenatore nella palestra di Jasmine. Eccoci qua, medicina, sì! Sei a posto? Sì, Enfi non accetta nulla dagli estranei. Intanto sono andato io a recuperarti la pozione, sono io che te l'ho portata qui. Bravo Enfalos, bravo. Ok, è di nuovo a posto. Adesso puoi tornare alla palestra, grazie, e anche perdere facilmente contro di me.
Te ne sarei molto grato. Io non dovevo scendere qui, dato che il faro mi rievoca brutti ricordi. Però la musica è bella. Piano terra, arrivo! Vai. Palestra time! Questa volta non ci fermerà nessuno! Io direi di partire sempre con... Baoba, che vuoi? Avevo detto che non ci fermava nessuno! Scusa se ti abbiamo fatto aspettare tanto, ma finalmente la zona safari è aperta al pubblico. Va bene, poi ci verrò a fare una cattura. Poi ci verrò! Lasciami stare! Fammi fare la palestra. Dicevo, adesso non ci ferma più nessuno. Via, si va! Ah, ecco, c'era un allenatore, quindi. Forse anche due ce ne sono, non mi ricordo. È un po' minimal, comunque, questa palestra. Non è un capopalestra. Sì, non è un allenatore. Questa sì, però. Ci danno solo consigli. Oh mio Dio, non me la ricordavo questa cosa. Ma che serve? Potevate mettere gli allenatori. Va bene. Jasmine è abbastanza timidottera come persona. Si chiama Chloe qui, va bene. E ha tre Pokémon, e questo me lo ricordavo. Il primo è Claydol, che dovrebbe essere... Credo sia già Steelix, o forse è Magnemite, non lo so. Comunque dovrebbe avere due Pokémon uguali a questo punto. Io direi di cambiare subito e di mettere... Non lo so. Mettiamo Trick. Mi sento già troppo in ansia. Affanno seme, ok. Acquisisce insonnia. Va bene, facciamo Zampillo. Laccio erboso. Vai con Zampillo, che dovrebbe essere pure super efficace, perché lui è tipo terra pure. Ok, è super efficace, ma gli togliamo veramente poco. Facciamo di nuovo Zampillo, lui fa di nuovo l'acerboso, questa volta andiamo a vita gialla. Non andiamo a vita gialla ancora! Quindi Zampillo gli dovrebbe togliere abbastanza anche adesso. Perfetto. Facciamolo di nuovo. L'ha ritirato! Speriamo che mandi qualche Pokémon debole. Ah, Bailiff. Mannaggia, proprio il Pokémon di tipo erba doveva avere. Benissimo. Cambiamo Pokémon e mettiamo in campo... No, Ignis non va bene. Dovrei mettere Cynix. Mettiamo Cynix. Lo ha ritirato di nuovo? E ha mandato Ursaring. Ha tre Pokémon uguali. Quindi la randomizzazione non si forma nemmeno sui Pokémon quelli che tecnicamente lei avrebbe doppi. Ed è al 35, quindi è questo Steelix. Io però sono abituato ai livelli di Oro, Argento e Cristallo, che se non sbaglio era 30 il livello di Steelix. O 35, non mi ricordo. È passato troppo tempo da quando ho giocato. Ursaring. Ecco, qui ci starebbe rimettere di nuovo in campo... Trick. Mannaggia, mi sta fregando questi switch. Provo a usare Spora. Mi usa Fascino. Perfetto. Che mi fa calare l'attacco. Ottimo, così è inutile. Però io ti uso Spora. Adesso faccio una bella cosa. Borsa. Terapie, super pozione. Vado a dare la super pozione a Trick. Tu continua a dormire. Bravo. Intanto ti inizio a fare un bel terremoto. Si è svegliato. Pugno scarica. Tipo acciaio, no? Ok, vado tranquillo. Terremoto. Vabbè che ho l'attacco calato, quindi non farò molto. Ecco, infatti. Ti faccio di nuovo Spora. Tanto tu hai pugno scarica, quindi tranquillo. Vai. E adesso metto Trick. Che con la mossa super efficace assorbi pugno. Più l'abilità che potenzia le mosse con i pugni, gli dovrei fare abbastanza danno. Che comunque, mannaggia, 35 è tosto, eh. Devo togliere di mezzo Ursaring. Vai, assorbi pugno. Tu continua a dormire. Togli abbastanza. Ah, speravo un po' di più, però va bene. C'ho pure la bacca.
Cioè, sul serio, c'ho pure la bacca cedro, ho recuperato 20. Vai, continua a dormire, bravo, bravissimo. Due colpi lo dovrei fare fuori, sperando in un crit. Ok, due colpi ce la faccio, ne manca uno solo. Vai, 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 si è svegliato. Sgomento, cavolo, super efficace sgomento. Ok, non mi ha fatto niente. No, perché tentenni? Maledizione. Fascino, ecco. Ora mi fa calare l'attacco. Ce l'avevamo fatta. Mannaggia, oh. Dai, per favore, fai un critical. Dai, è sopravvissuto. Maledizione. Ecco, iperpozione. Ma porca miseria. Porca miseria. Ma che rottura. Dai. Ma dai. Dovevi per forza tentennare. Dovevi per forza tentennare. Cioè, per forza. Ce l'avevamo fatta. L'avevamo tolto di mezzo. Sgomento di nuovo. Vedi tentennare pure tu. Perfetto. Ok. Vai con spora. Fascino. Ma devi usare fascino per forza ogni volta? Mio Dio, che fastidio. Vai a dormire. Vai, cambio. Trick. Continua a dormire. Assorbi pugno, ho un pp. E si è già svegliato. Mi ha usato fascino. Vabbè, guarda, io non ci credo. Mio Dio. Dai, però, ma che rottura. Che gli posso fare? Proviamo a fare zampillo. Sgomento di nuovo. Vai con zampillo, che si abita verde. Non gli ho fatto niente. Che posso fare? Provo a mandare di nuovo Cynix, dai. Sperando che non mi faccia subito fascino. Vabbè che tanto io sono ultra lento, quindi me lo può fare tranquillamente. Sgomento. Ok, tanto adesso mi fa fascino. Vai con terremoto. Pugno scarica mi ha fatto, per fortuna. Vai, terremoto, senza riduzioni di attacco. Per favore. Mio Dio, resiste ancora? Fascino, vabbè, tanto ti ho buttato giù. Non me ne frega più niente. Vai, 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 vai. Oh, tolto di mezzo Ursaring. Quanto difficile sto Pokémon. E adesso gli altri due che sono al 30. Bailiff. Ritorna Bailiff in campo. Penso che gli faccio ruota fuoco e sono a posto, però c'è fascino ancora. Maledizione. Vai Arthur, vai un attimo tu, dammi il cambio. Stramontante. Cioè, per fortuna che l'ho tolto, Cynix. Me lo poteva buttare giù con stramontante. Vai Trick, vai tu. Adulazione. Attacco speciale sale, il mio, e mi fa confondere. Cioè, io non so che fare. Mio Dio. Mando Zelfi. E lui cambia di nuovo Pokémon, Claydol. Perfetto, Claydol va bene. Vai, 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 vai. Ho la mossa di tipo erba. Però volendo posso anche fare pugno d'ombra, ma faccio petalo danza. Tanto cambio subito Pokémon adesso, perché lui va KO. Oh, fuori due, fuori due. Vorrei lasciare Zelfi e fare sdoppiatore, ma non posso perché continuerebbe a usare petalo danza. Mando in campo Trick. Dai, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Manca un Pokémon. Vai, Rogodenti. Adulazione di nuovo. Oh!
Per favore attacca. Oh, grazie Arceus. Grazie. Mio Dio. È quasi andato. È quasi andato. Devo cambiare Pokémon. Non ce la faccio più. Mi gira la testa. No, veramente mi gira la testa in questo momento. Adulazione. Smettila. Smettila. Mio Dio, basta. Strizzata non effetto. E basta! Basta! Veramente, basta! Basta! Mio Dio! E si colpisce pure da solo! No! Dai, 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 dai! Non ti colpire da solo! No! Smettila di usarlo! Oh! Sì! 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 Cavolo! Basta! Abbiamo vinto! Oh. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Due palestre di seguito. Nessuna morte. Alla faccia tua. Oh. Mio Dio. Che fastidio. Tra fascino e adulazione. Quell'altra mossa che non mi ricordo. Oh. Maledetta. Usciamo fuori. Usciamo fuori. Sto giocando con una mano sola adesso. Oh mio Dio! Vai, curati! Curami! Donna! Curami! Muoviti! Curami, da brava, su! Avanti, curami e nessuno si farà male, curami! Curami! Ok. Pokefanatici, la parte finisce qui. Spero che vi siano piaciute queste due palestre in una. Adesso se non lasciate subito mi piace vengo a prendervi a casa tutti quanti e vi ammazzo. E noi ci vediamo alla prossima parte. Vado a farmi una camomilla. Bye bye.